Il bentornato negli studi di Tempo Radio, lo diamo ad Alfredo Posenato, sindaco di Castel Goffredo. Bentornato sindaco. Grazie, buona giornata a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per SMS e messaggi WhatsApp è il 338 17 19 105. I telefoni sono aperti anche in questo momento, quindi il numero è lo 0376 6 3 17 09. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio. Per YouTube anche siamo in diretta streaming, cercate Tempo Radio Live 6 febbraio. Allora, dunque, cominciamo col parlare di spazzatura, rifiuti. Sì, è un tema che insomma purtroppo spesso non è considerato così importante, invece noi riteniamo che sia una parte significativa non solo per tutto quel che comporta in termini di igiene pubblica e di qualità anche dei servizi, ma anche per le ricadute economiche e soprattutto per quelle che sono le valutazioni di carattere ambientale. Come è noto, ormai da quasi 3 anni abbiamo fatto partire la raccolta differenziata porta a porta, che sta dando risultati significativi. Insomma, Castelgoffredo è passata dal 47 oltre l'85%, quindi questo da solo mi sembra un dato assolutamente importante. Abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti prima del termine della legislatura, introducendo a partire dal 1 di marzo la cosiddetta tariffazione puntuale, che, lo ricordo per chi avesse poca dimestichezza con questo genere di pratiche, di fatto garantisce un miglioramento della tariffa per tutti coloro che riducono la frazione secca. Questo cosa significa? Per ridurre la frazione secca significa differenziare meglio e comunque produrre in generale un po' meno rifiuto. Quindi è un tentativo di incentivare anche sotto il profilo economico delle pratiche che sono, credo, assolutamente opportune, che vanno a vantaggio di tutti. Questo fenomeno quindi introdurrà un terzo elemento di valutazione sulla tariffa, che appunto è quanti svuotamenti vengono fatti del bidone relativo alla frazione secca. A questo proposito ci sono già stati 2 incontri, uno destinato alle aziende e uno destinato ai privati. Voglio cogliere l'occasione per ricordare che ce ne sono altri 2, uno ancora destinato alle aziende giovedì prossimo 15 febbraio, che si terrà in sala civica, quindi piazzetta Giacomo Matteotti, alle 20:15, e un altro che invece sarà destinato alle utenze domestiche, che si terrà presso la sede della Fontanella, il Parco La Fontanella, lunedì 19 febbraio, sempre alle 20:15. Quindi in realtà dal punto di vista dei meccanismi non cambia nulla, ma si introduce appunto questa premialità, perché avrà la capacità di generare meno rifiuto indifferenziato, e quindi insomma ci sarà qualche piccolo beneficio economico. Ricordo a tutti, visto che il fenomeno Tari è stato anche oggetto di feroci polemiche in tempi recenti a causa della errata applicazione della tariffazione in molti comuni, noi non abbiamo avuto questo tipo di problema. La Tari, lo ricordo, quindi la tassa legata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, è un tema sul quale i comuni non possono guadagnare e non dovrebbero rimettere, quindi è una partita all'interno della quale tutti i costi dovrebbero essere coperti da tutte le utenze private o aziendali. Quindi è chiaro che se qualcuno paga di meno, qualcuno paga di più e viceversa. Pertanto gli eventuali sgravi che andrebbero ad essere applicati a coloro che differenziano meglio, probabilmente da un lato hanno un'influenza perché generano un minor costo complessivo. Ricordo che tutto ciò che finisce in discarica, quindi avviato alla indifferenziazione, pertanto discarica o termovalorizzazione, ha un costo per il comune, il solo conferimento in discarica ha un costo per il comune di circa 123 euro alla tonnellata. È in assoluto la frazione più costosa fra quelle che vengono differenziate. Poi naturalmente ci sono altri aspetti, tipo le batterie o gli oli esausti, che hanno dei costi anche maggiori. Quindi differenziare di più, differenziare meglio, è un aspetto essenziale per cercare di ridurre l'impatto ambientale, ma anche di far scendere la bolletta dei rifiuti. Bene. E questa è una cosa assolutamente essenziale, assolutamente. Quindi possiamo ripetere, il 19 febbraio ho segnato per le utenze domestiche? 19 febbraio utenze domestiche alla Fontanella, e invece il 15 febbraio per le utenze aziendali, quindi per tutti coloro che sono dotati di partita IVA,
In questo caso in sala civica, che insomma è noto comunque in piazza Matteotti, è sopra l'ex, diciamo, è sopra la biblioteca. Benissimo, grazie sindaco. E poi parliamo anche di lavori pubblici. Sì, è sempre occasione gradita poterne approfittare avendo un microfono davanti e quindi cercando di dare risalto ad alcune delle attività che sono state intraprese. Abbiamo alcuni cantieri aperti, altri che stanno per esserlo. In particolar modo abbiamo la riqualificazione del tratto di strada Acqua Fredda, quindi quella che va dall'intersezione di via Brescia fino alla prima rotonda, che è destinata ad essere allargata con la possibilità, appunto, la previsione di realizzare anche una pista ciclopedonale che andrebbe un po' a chiudere l'anello della ciclabilità del nostro paese. Questo cantiere appunto è acceso oramai e quindi stanno per essere cantierate tutte le parti necessarie, quindi ci sarà qualche piccolo disagio inevitabilmente, però siamo fiduciosi che al termine di questa attività i risultati siano visibili ed apprezzati. Abbiamo poi naturalmente già aperto il cantiere per la ricostruzione del palazzetto. Diversamente da quelle che erano i nostri intendimenti e le nostre speranze, non saremo sicuramente in grado di vedere ultimati i lavori prima della fine della legislatura, ma insomma non è questa la cosa più importante. La cosa importante è che venga fatto un lavoro fatto bene, che effettivamente poi il palazzetto possa ritornare in piena fruibilità per tutti i cittadini di Castelgoffredo. Abbiamo poi il bando della nuova RSA che è stato pubblicato, che quindi dovrebbe permetterci entro la fine del mese di marzo di sapere se è stato aggiudicato, a chi è stato aggiudicato, e quindi ci auguriamo naturalmente un esito favorevole. E poi abbiamo, ma questa è una cosa in divenire, a breve ci sarà la pubblicazione per il bando del rifacimento, della modernizzazione del nostro impianto di illuminazione pubblica, che in realtà non prevede solo quello, ha anche altri aspetti in appendice, però insomma anche quello dovrebbe essere una cosa che, una volta terminato, e anche quello non sarà ultimato prima della fine della legislatura, riteniamo darà un significativo miglioramento alla qualità della vita della nostra cittadina. Tra l'altro farà anche risparmiare, perché immagino farà risparmiare qualche cosa. È vero però che il grosso del risparmio andrà di fatto a pagare l'investimento, quindi di benefici immediati sull'economia diciamo delle casse del comune non saranno così robusti, però mi pare un atto dovuto, considerando anche che questo ci permetterà di risparmiare molta energia, e naturalmente l'energia più pulita è quella che non si spreca, pertanto riuscire a consumare meno energia è un atto, io credo, opportuno e dovuto da parte di ognuno di noi. Noi abbiamo ritenuto di fare questa attività, che peraltro era stata annunciata da molto tempo, poi ahimè nella pubblica amministrazione spesso i tempi si dilatano, è un po' come quando si prende un aereo per andare a New York, no? Uno parte e ha la certezza che non arriverà tre ore prima, mentre la probabilità di arrivare tre ore dopo non è così remota. Ecco, nella pubblica amministrazione funziona un po' nella stessa maniera: quando si lancia un progetto le probabilità di vedere i tempi accorciati sono praticamente impossibili, quelle di vederli largamente dilatati invece non sono così rare. Comunque, niente, l'importante è poi alla fine riuscire a farle le cose. Ci spiace essere arrivati un po' lunghi, però siamo comunque lieti di aver lanciato questa iniziativa. Benissimo, comunque me la segno, questa è l'energia più pulita, quella che non si consuma. Assolutamente. Parola proprio quella che non si spreca. Qua emerge il comandante di lungo corso, insomma sempre. Allora, dunque, RSA, anche fate qualche cosa anche? Sì, l'RSA è una dei quattro punti più importanti, appunto, dei bandi pubblici che abbiamo in corso, dei cantieri che abbiamo in corso. Ripeto, deve essere aggiudicato, però il bando è stato pubblicato, quindi alla fine del mese di marzo, grosso modo, quello è il tempo in cui si andranno ad aprire le partecipazioni e vedremo poi se è stato aggiudicato e a chi. Benissimo, allora stavo guardando, ci sono alcuni messaggi politici. Dunque, sulla bolletta dei rifiuti c'è questo, vediamo. La bolletta dei rifiuti però ai condomini che fanno quello che vogliono, dovete multare loro eventualmente. Ecco. Beh, diciamo che oggi con la raccolta differenziata porta a porta siamo in grado perlomeno di identificare chi ha esposto ogni singola frazione, quindi là dove ci sono delle reiterate inadempienze scattano anche le sanzioni.
chiaro che in una fase iniziale l'obiettivo è soprattutto quello di educare, quindi intraprendere un percorso di comunicazione e conoscenza. Nel momento in cui c'è palesemente una infrazione ripetuta, che al di là della magari difficoltà di comprensione dei meccanismi palesa la non volontà di ottemperare a quella che è una norma, beh, allora a questo punto scatteranno le sanzioni, che personalmente non apprezzo mai, ma riconosco che purtroppo sono un linguaggio talvolta inevitabile, comunque quello sì, sicuramente un linguaggio universale che viene compreso da tutti. Benissimo, fermiamoci un attimino con Alfredo Posenato, primo cittadino di Castelgoffredo, ci troviamo tra un paio di minuti. Novità alla farmacia Giovannoli di Castiglione delle Stiviere. Previeni e combatti la tosse secca o grassa con i nostri sciroppi. Sindaco di Castelgoffredo, stavamo guardando anche i tantissimi messaggi che sono arrivati, sindaco. Dunque, per quanto riguarda, vediamo, ci sono tanti messaggi anche di stima nei suoi confronti. Per quanto riguarda, ecco, c'è questo però, dice: la favola dei soldi è una chiara ripicca malpancista, dice un messaggio che non comprendo completamente. Neanche io, faccio un po' fatica, confesso. Se l'ascoltatore che l'ha mandato vuole magari mandare una precisazione, sarei lieto di poter dare risposta, se sono in grado, naturalmente. Poi, allora, bella idea di far finta di litigare per far parlare tutti. Ah, ho capito, quindi carnevale, ma ne parliamo dopo. Salutiamo Sonia, lo tengo, è il messaggio. Allora, vediamo. Meglio le multe al semaforo che portano soldi piuttosto che spendere per la rotonda. Bravissimi. Ma io non so se questo è un messaggio di apprezzamento o è un messaggio invece polemico, perché ora il rosso stop, come viene definito da qualcuno, o T-Red, come lo chiama qualcun altro, è stata una iniziativa promossa dalla polizia locale e alla fine sicuramente apprezzata anche dall'amministrazione, che è stata applicata perché su quel semaforo, ne abbiamo tre in tutta la cittadina, due sono diciamo un po' più periferici, questo è l'unico semaforo centrale, su quell'incrocio si sono verificati alcuni incidenti. Anni fa ci fu anche un incidente purtroppo con due vittime. La ragione quindi era essenzialmente quella di poter garantire maggior sicurezza. Ora naturalmente si può discutere all'infinito se sia opportuno, se sia proporzionato, eccetera eccetera. Ho sentito dire che di rilievi di verbali sono stati fatti moltissimi. Alcuni sono stati fatti anche per chi in prossimità del semaforo, vedendo magari cambiare le luci, ha cambiato corsia in regime di riga continua. Ora, è vero che da un certo punto di vista uno potrebbe dire, ma tutto sommato questo non costituisce un elemento di pericolo assoluto, ma semmai il rischio solo di qualche piccolo incidente. È anche vero, tuttavia, che esiste un codice della strada, quindi il superamento della riga continua è notoriamente vietato e sanzionato, oltre che da una sanzione economica, anche con la perdita di alcuni punti. Naturalmente, quindi, io ci tengo a precisare: comportatevi in maniera disciplinata al volante. Parla uno che fino a qualche anno fa era un autentico criminale, quindi ne ho fatte di cotte e di crude, faccio auto, intanto oramai è andato in prescrizione, però riconosco che insomma evidentemente un comportamento non idoneo costituisce pericolo per la popolazione. L'ho capito tardi, l'ho capito, mi raccomando, comportatevi bene. Anche a me capita raramente, grazie a Dio, di incorrere in qualche sanzione, magari per distrazione eccetera. Quando mi capita, naturalmente la pago e pazienza, esatto, insomma, e cercherò di stare più attento la prossima volta. Poi chiedono se il palazzetto diventa polifunzionale, ma mi diceva è già polifunzionale. Ma il palazzetto è è multidisciplinare, in quanto è in grado di ospitare quasi qualunque tipo di sport, e può ospitare anche altri tipi di manifestazioni, quindi ha ospitato anche spettacoli teatrali, piccoli concerti, eccetera eccetera. Diciamo che con la ristrutturazione, che prevede anche alcune migliorie, fra le quali migliorato impianto luci, migliorato impianto audio, eccetera eccetera, ci attendiamo che possa soddisfare ancor meglio
quelle che sono le esigenze, certo, della nostra comunità. Poi c'è Renato che dice: sindaco, le strisce sono da rifare, le strade sono in cattive condizioni, l'elenco è lungo, spero non siano fatte prima delle elezioni. Beh, ma ormai ci siamo, è proprio delle elezioni. No, le elezioni sono, come ben sapete, imminenti, perché ora, esatto, vabbè, quelle nazionali e regionali del 4 di marzo evidentemente sono un appuntamento che poco ha a che fare con queste attività di manutenzione. Noi stiamo facendo quello che siamo in grado di fare, posso solo dire che ben difficilmente riusciremo a fare ulteriori interventi per quanto riguarda le manutenzioni stradali. Naturalmente noi siamo molto dispiaciuti di non aver potuto fare di più, era nelle nostre intenzioni fare di più, poi purtroppo anche noi abbiamo i limiti di bilancio da rispettare e quindi tante attività che erano state pianificate sono state successivamente tagliate proprio per la non compatibilità con i vincoli esistenti. Allora, il palazzetto ci va però solo al polisportivo, invece ci dovrebbero andare tutti, dice un altro messaggio. Non è del tutto corretto, perché in realtà il palazzetto è dato in gestione alla polisportiva, ma rimane una struttura a disposizione di chi ne avesse eventualmente l'esigenza. Tuttavia, se qualcheduno a questo proposito ha delle specifiche esigenze, può parlarne con polisportiva, e se ha difficoltà di colloquio con la polisportiva, noi siamo sempre assolutamente aperti al dialogo per capire se c'è necessità eventualmente di qualche intervento di mediazione. Quindi... Poi è arrivato anche un siamo alla Fontanella, ciao, non so se questo c'è qualcuno che doveva andare alla Fontanella, non lo so. Non saprei. Allora, poi, dunque, allora, vediamo un attimino. La favola, ecco, che mancano i soldi in comune, non faccia finta di non capire. Vabbè, Sicuramente che di soldi in comune non ce ne siano è assolutamente vero, poi purtroppo ci ritroviamo a causa delle vigenti norme che magari si arriva a fine anno con dei soldi che non sono stati spesi. Il problema è che gli enti pubblici hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, salvo che su molte partite noi non abbiamo certezza di quello che andiamo ad incassare, quindi per ragioni prudenziali molto spesso si viaggia col freno a mano tirato, salvo che quando poi hai informazione, hai certezza che i patti sono stati rispettati e che i soldi li potresti spendere, non hai più i tempi tecnici per poterli spendere. Anche a questo proposito non nego che al nostro interno ci sono molti mal di pancia, ma sono sicuro che questi siano largamente condivisi da molte altre amministrazioni, proprio perché le attuali norme in merito al bilancio sono assolutamente troppo strette. Sono fatte male proprio, mm-hmm, perché non consentono di gestire in maniera corretta. Io sarei stato lieto di potermi prendere anche maggiori responsabilità ed eventualmente risponderne laddove avessi fatto male o avessi generato documento all'ente. Purtroppo determinate cose semplicemente non sono concesse, non sono previste, e quindi uno poi deve stare con le regole esistenti, certo, questo è evidente. Allora, tanti messaggi politici, gliene unisco un attimo. Allora, sindaco, si candidi di nuovo, non ci lasci in pasto acqua, dice il nome di un candidato che però non vorrei pronunciare, se non perché non è qua, insomma, giusto così. Certo. Sindaco, buongiorno, lei ha fatto più di altri 7 sindaci, dice, e resterà sempre nel cuore dei castellani, firmato Laura, poi c'è anche Monica che si associa a questo. Ringrazio sempre per le manifestazioni di affetto e di stima che sempre naturalmente fanno piacere. Detto questo, insomma, ognuno fa quello che è in grado di fare, sono sicuro che molti altri non la pensano altrettanto bene, quindi per qualcuno immagino avrò fatto bene, per qualcun altro probabilmente non è così. Insomma, comunque grazie per gli apprezzamenti e i complimenti. Vedo, c'è anche un altro messaggio: rifiuti abbandonati, vedo che voi siete attivi nel contrasto, immagino, bravi, infatti, fai complimenti. Ci proviamo, diciamo che anche recentemente abbiamo avuto un'attività di abbandono di rifiuti che è stata oggetto di una breve investigazione che ci ha permesso di risalire, e credo che a questo proposito ci sarà anche qualche cosa che comparirà a breve sulla stampa. Poi chiedono se convertite il teatro anche. Convertirlo, diciamo, un termine non del tutto proprio, però assolutamente sul teatro abbiamo annunciato il desiderio di intraprendere un'attività progettuale che sia destinata, non appena si dovessero aprire dei bandi di pubblico finanziamento, a poter intercettare appunto finanziamenti al fine di poter recuperare una struttura che è al centro del paese, che è stata per molti castellani un luogo di ritrovo abituale durante tutti i fine settimana. Non riteniamo che ci siano le condizioni per poterlo far ritornare un teatro a tutti gli effetti o un cinema a tutti gli effetti, ma semmai farlo diventare un nuovo luogo di aggregazione, ospitando al suo interno anche la nostra attuale biblioteca, che in questo momento è alloggiata in locali sicuramente non del tutto idonei e comunque non più sufficienti ad ospitare quelle attività.
Quindi il desiderio è di poter recuperare questi spazi e farli diventare un centro autentico di ritrovo, di aggregazione con la biblioteca, ma con altri spazi dedicati a poter svolgere altre attività, studio, incontro, ricreazione, eccetera, eccetera. Speriamo di riuscire, non potremo certamente prima della fine legislatura fare altro se non quello di realizzare un progetto di massima che appunto identifichi un po' quelli che sono i punti salienti. A questo proposito abbiamo anche fatto degli incontri pubblici per cercare di raccogliere ogni possibile suggerimento, ogni contaminazione, ogni proposta. Poi le chiedono se è vero che Franceschini viene al MAST, anche un altro. Avevo colto anch'io qualche cosa a questo proposito, ma insomma bisognerebbe forse chiederlo a chi a lui è più vicino. Io onestamente non ho notizie precise. Poi la cooperativa della calza come va? Le chiedono anche. La cooperativa della calza sta attraversando un momento non facile. Naturalmente l'augurio è che vada avanti, anche perché abbiamo fatto molti sforzi tutti insieme. Abbiamo visto insomma anche una serie di attività di contrasto che sono state svolte dalla task force che hanno settimanalmente compaiono i report sulla stampa, quindi l'augurio che vada avanti, che possa essere un esempio, che abbia tracciato una strada. Il mio desiderio è che vada avanti, poi naturalmente certo. Non dipende solo da me. Poi ha sentito dei progressi della task force, quella contro insomma per controllare i laboratori, certo. Oscar dice sarebbe anche però bene ricordare che molti italiani ci lucrano, infatti anche l'ultimo laboratorio Lager lavorava su committenti italiani. Ma diciamo che quasi sempre i committenti sono italiani, anche perché è evidente che i laboratori che sono qua quasi sempre lavorano finendo calze o comunque prodotti tessili realizzati o parzialmente realizzati o assemblati da aziende italiane, nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi è evidente che la maggior parte dei committenti sono aziende italiane. Chiaro, abbiamo intrapreso una strada che faticosamente stiamo portando avanti. Io sono riconoscente alle forze dell'ordine, al prefetto, a questura, ai carabinieri che si impegnano e stanno portando avanti tanti risultati, e non ultimo anche alla nostra polizia locale che, fra l'altro, essendo stata una delle prime a muoversi in quella direzione, oggi spesso viene chiamata anche per dare consigli e consulenze ad altre polizie locali al di fuori del nostro territorio, proprio perché abbiamo sviluppato un know-how specifico e quindi possiamo tutto sommato permetterci anche di dare indicazioni ad altri che hanno forse meno esperienza di noi. Poi, addirittura chiedono se dopo di lei il comandante Pisciotta resta va altrove. No? Vedo. Ma io non ho notizia di suo spostamento, naturalmente sarei lieto che restasse, però non ho veramente nessuna informazione al riguardo, quindi non so se qualcuno ha qualche notizia, qualche scoop al proposito, prego che mi contatti direttamente, perché insomma sarebbe per me, insomma, non sarebbe una notizia piacevole, ecco. Va bene, ma sai che c'è preoccupazione quasi sul futuro? Dicono che va a vivere a Genova, addirittura c'è un messaggio. No, possiamo svelare che io sindaco ci stiamo costruendo una farma in Costa Rica. Io sono genovese di nascita e a Genova ho ancora degli affetti, quindi sicuramente Genova è un luogo che io sono destinato a frequentare, considerando che ormai ho un'età che non è molto lontana dalla pensione, ma insomma non avrei in animo per adesso di spostarmi. Allora, poi un messaggio telegrafico dice poste. L'aspetto delle poste è un tema che abbiamo ben presente ancora da 4 anni, purtroppo abbiamo tentato qualche attività ma non siamo in grado di incidere, non dipende da noi. Allora, ci sono tanti messaggi sul carnevale, uno dice ma perché non lo volevate, un altro dice la politica del restare fuori dalle manifestazioni, qualcuno insomma invece cerca di farlo entrare, siamo andati dal re del tortelle che fanno rima con salami, altro messaggio no re gnocco no party, dice Roberto che si arrabbia, insomma Posenato mi sarei aspettato una sua ascesa a Roma come Annibale, anche dice mamma mia. E poi Annibale non è andato a Roma ma è finito diciamo che, rimanendo sul tema del carnevale, che è stato un argomento molto controverso e molto discusso sia sulla stampa che sui social media, almeno da quanto mi è stato riportato, io non frequento quelle piattaforme. Diciamo che sicuramente c'è stata qualche incomprensione, sicuramente c'è stata qualche polemica, forse anche artificiosamente alimentata. Diciamo che tutto sommato questo non va neanche male, perché ha tenuto molto viva l'attenzione su un tema che a Castelgofredo, come è noto, è particolarmente sentito. Ho motivo di pensare che oggi o domani avremo modo di comunicare qualche cosa. Credo che insomma
ci sarà una sorpresa, ecco. Ci sarà, no? Quindi abbiamo avuto ieri sera un incontro all'interno del quale sono stati chiariti alcuni aspetti, e comunque diciamo che probabilmente qualche cosa che bolle in pentola e che spero possa essere piacevole per la maggior parte di noi. Quindi ricordo a tutti, domenica dalle 2:30 in avanti in piazza Castelgoffredo ci sarà il nostro carnevale, spero che ci sia una, come sempre, un'abbondante partecipazione, soprattutto da parte dei bambini. Poi, bella idea di far finta di litigare per far parlare tutti del carnevale. Ecco, diciamo che qua è stato un po' è stato fatto finta, poi qualcuno ha litigato sul serio, però diciamo qualche incomprensione, qualche cortocircuito di informazione c'è stato, però diciamo che in questo momento mi pare viga una certa tranquillità al proposito, siamo tutti quanti naturalmente in attesa di vedere come andrà a finire. Poi Stefano si lamenta dei padroni, insomma, che lasciano le deiezioni canine in giro, insomma. Sì, ho letto un commento diciamo non particolarmente tenero, però naturalmente non posso dargli torto, perché in effetti trovare le deiezioni animali sui marciapiedi e non solo è straordinariamente fastidioso, e insomma capisco, noi stiamo facendo quello che riusciamo, non è facile trovare in flagrante i padroni. Esatto. Siamo in chiusura, ringraziamo allora tantissimo Alfredo Posenato, primo cittadino di Castelgoffredo. Grazie a voi. Grazie. Avviso importante a tutti gli automobilisti. In un mercato libero, scegli liberamente il ristorante, l'albergo, il parrucchiere, il fornaio, anche la religione.